Oggi facciamo un dolce tipico del periodo di carnevale, quelli che a Firenze e in Toscana si chiamano cenci, mentre da altre parti si chiamano frappe, chiacchiere, bugie, eccetera. Ad esempio, nella zona dove sono nato io, in Val di Chiana, si chiamano crocetti, che sono un pochino più alti. Noi le facciamo oggi un po' più alti anche dei cenci perché usiamo anche il lievito. Invece in parecchie preparazioni si fanno senza lievito e finissimi e diventano molto croccanti. A noi piacciono un pochino più spessi, quindi ci mettiamo anche un po' di lievito. Ingredienti per i cenci: 100 g di zucchero, 3 uova, 40 g di olio di semi, 40 g di vin santo, un'arancia grattugiata e spremuta, un pizzico di sale, 500 g di farina circa, una busta di lievito per dolci e l'olio di semi per friggere. Sbattere le uova con lo zucchero aggiungere via via olio, arancia spremuta e grattugiata. Vin santo, e a seguire la farina setacciata e il lievito. I cenci mi ricordano quando ero in campagna. Però allora non si friggevano con l'olio di semi, perché forse io non ricordo di sapere che cosa era l'olio di semi. Ma si friggevano con lo strutto. Oggi lo strutto è andato in disuso. Però provateli a friggerli con lo strutto di quello buono fatto in casa. E poi vi renderete conto che è tutto un altro sapore.
a questo punto lavorare l'impasto con le mani. Per formare una palla che non si attacchi alle dita. Lasciare riposare circa 15 minuti, coperta con un tovagliolo. Dividere l'impasto e stenderlo a strisce non troppo sottili. Tagliare in piccoli straccetti i cenci. Adesso in un tegame non troppo largo, con olio abbondante si friggono. Attenzione, la giusta temperatura dell'olio si riscontra mettendo un cencio che torna velocemente in superficie. Friggere, ma fare attenzione in quanto i cenci cuociono velocemente. Passarli nella carta da cucina per assorbire l'olio in eccesso. Spolverateli di zucchero a velo e buon appetito! E adesso mangiamo questa specialità, i cenci. Ah, buonissimi! Io ci ho messo lo zucchero a velo, però ci potete mettere anche lo zucchero semolato, è buono lo stesso. Sono squisiti. Se poi ci bevete un ottimo vinsanto toscano, è il massimo.